Per quale ragione al mondo un giornale di John Elkann, giovane di grande capacità, figlio del mio grande amico Len Elkann, capace di acquistare il giornale che fu di De Benedetti, un proprietario che oggi si è spostato verso Domani, essendo il giornale quotidiano, crea qualche turbamento rispetto, ma questo è un altro problema. Persone ricchissime, sia De Benedetti sia Elkann. Elkann vuol dire Fiat, con tutto quello che lo Stato ha fatto per la Fiat e con il rapporto organico tra Agnelli e il potere. Per quale ragione al mondo, avendo acquistato la Repubblica, devono sostenere il PD? Se tu apri il giornale sei certo che quello che leggi di un direttore così, dire, in equilibrio come nell'incertezza del suo destino, che si chiama Molinari, per quale ragione al mondo, anche con un direttore come questo, che certo non è un direttore estremista, però il giornale deve essere schierato non con, diciamo, un'area liberal che si può distribuire in tutte le forze politiche, ma con il PD, perché la Repubblica deve essere quello che è stato l'unità per il PC? Io me lo chiedo così. Bruxelles in allarme per le minacce sovraniste di Meloni. Bruxelles è in allarme, allora vediamo quanto questo allarme è grave. Andiamo a vedere se, ecco, per esempio questo allarme non c'è sul Corriere, un giornale anch'esso che ha una declinazione un po' sinistra, un direttore di sinistra, Cairo che è un uomo di grande talento, e diritti e Unione Europea sfida Meloni Letta. Questo è. Quindi come mai il Corriere non, diciamo, possiamo immaginare che abbia una inclinazione per una parte, in questo caso il PD, senza effetti positivi? Ma perché la Repubblica deve essere il quotidiano di partito del PD? Per quale ragione? Vi voglio dire, mentre lo leggete, quindi forse per venderlo, che il giornale è di John Elkann, figlio di Alain Elkann e di Margherita Agnelli, figlia di Agnelli, ricchissimi, capitalisti, l'industria per eccellenza dell'Italia fino a qualche anno fa, e quindi rapporto necessario con il potere democristiano, socialista. Perché la Repubblica deve essere il giornale di riferimento e ufficiale del Partito Democratico, un partito disperso, un partito disperato? Perché la Repubblica deve essere un organo di partito? Per quale ragione qualunque intervento io legga, con i personaggi che scrivono, tutti, vabbè, li conosciamo, ognuno di loro è, a parte Folli che era radicale, tutti uomini di sinistra come Corrado Augias, Michele Serra, quindi benissimo che loro esprimano le loro posizioni, non c'è dubbio, ma perché il giornale, il suo direttore sono schierati con il PD? È possibile che un giornale sia questo? È possibile che, non essendoci più l'unità, la Repubblica abbia preso il suo posto? Ecco, mi chiedo questo mentre lo leggo. L'Unione Europea spegne la luce, anche io spengo la luce e farò a meno di leggere la